Ciao a tutti, What's in my bag Summer Edition, perché deve essere il primo video che ho mai girato, uno dei primi. What's in my bag, faccio la Summer Edition dopo quasi 2 anni. Sì, ho iniziato nel 2015. Nonna, sarà nell'affare, nel mobile. Vabbè, adesso un attimo, Dicevamo, What's in my bag Summer Edition, che sono... Sì, poi siamo di primi video, ne fate più di 100, quindi fate voi. Sì, ho il trucco diverso perché ho fatto 2 makeup tutorial con sopracciglia diverse annessi. La borsa in questione è della Camomilla, Never Without My I Love Bag Camomilla, nera con cuoricini, tutta cuoriciosa. C'è anche adesso al prezzo di 20 euro, ci sono più fantasie. Guardate che c'è mia cugina che si lavora. Comunque, apriamo la borsa. C'è il portafoglio di Carpisa, comprato l'anno scorso, 2 anni fa, mi è comodissimo perché c'ha le 2 zip, porta tessere ovunque. Questa è mia bovina, questo è il mio fidanzato, è molto molto comodo. La mia sventolina preferita, comprata da Tiger a 1 euro. Ma un attimo in faccia. Poi la mia borsa della spesa, quella fatta a coccinella che poi si tira fuori tutto. Il mio portachiavi, portamanetto, preso da Tiger a 1 euro, quindi da arcobaleno azzurro. Le mie chiavi con 8000 portachiavi. C'è il portachiavi che mi hanno portato i miei cognati dalla Spagna, mia mamma mi ha regalato l'anno scorso questa ciabattina, da piccola avevo questo borsellino, la V di Veronica ovviamente, la bussola e le chiavi. Qua c'è gli spiccioli. Poi parte integrante della borsa, che è la pochetta di un'altra borsa che trovavo da borsa a borsa. Ho i miei occhiali da vista della Vogue, vi faccio vedere, sono questi, infatti quest'anno sì, musica d'altri tempi nel sottofondo, non sono male, alla vicina, luci da labbra che ho usato ieri, Dazzle di L'Oreal, che io pensavo fosse un ombretto liquido ma è un lucido labbra. Salviette della Mr. Cream Argan Oil, che ho fatto vedere in un video haul. Fazzoletti random per mettere a posto, bigliettino con quello da comprare. Il mio igienizzante preferito è della Yves Rocher SOS Mani Pulite, è un gel disinfettante, noi lo usiamo sempre, infatti sta finendo. Scontrino random, il portatessere, che è un'altra pochettina presa a 1 euro da OVS, ho tutte le tessere, mi trovo più comodo tenerlo qua nel portafoglio, perché in portafoglio sono solo quelle che uso più frequentemente. Un buono sconto di Bottega Verde, che non compro più da Bottega Verde. Le cuffiette del telefono, cingomme random, io uso queste qua della Vivid Select Bubblegum. Dentro la pochettina, un'altra pochettina di Hello Kitty, da anni,
però non si è mai rotta. All'interno c'è il kit sopravvivenza, assorbenti, cerotti, mammente rosa per problemi mestruali, altri cerotti, una limetta presa da Tiger, 3-4 limetta 1 euro, cerotti, folie Active Plus, un caramello perfetto del fidanzato, abbiamo lati qui, cerotti per vesciche, io puntualmente quando arriva l'estate mi danno una vescica ai piedi, poi acqua Pore Eucerin per gli sfogli nelle mani, due burri cacao, uno della Yves Rocher alla vaniglia e uno regalato a Natale dalla mia cognatina Miss Lynn My Sweet Balm, che da piccola c'erano tutti così, occhi task come piovesse, bollini del pen che devo dare ai miei, di prosone sempre per gli sfogli delle mani, penna presa da Tiger della cinesina che è così carina a 1 euro, porta fortuna che voi non capirete, però se rompete uno specchio in teoria non ci dovete specchiare dentro, dovete sotterrare la maggior parte dei pezzi, alcuni pezzi invece tenerli come porta fortuna, così la sfiga non si attacca. Io ho fatto un po' di ricerche, c'è scritto così, però non vi so dire proprio esattamente se funziona o no, però rimettiamo tutto a posto. Mi sembra a caso di lasciare tutto. Ditemi se vi piace lo sfondo così, con la tenda della veranda, luce naturale. Se poi io ho fatto una prova oggi, però se vi può piacere, io d'estate qui ci sto comodissimo, anche se i miei parenti mi vedono, ma è uguale. Tanto mai lo sanno che faccio video, quindi mi amo i commenti ai video, quindi. Mettiamo tutto a posto, ne approfitto così con voi per mettere a posto le cosine nella borsa, che cerco sempre di essere preparata a qualsiasi evenienza. Grazie, ti fai lavori di domenica, lavori in casa la domenica. Poi mia mamma mi ha ripicato di non voler mangiare, non posso stare. Questo lo mettiamo da un'altra parte, questo si può togliere, la pochettina è a posto, rimettiamo tipo matriosca, canzoni felicissime. Qua ci deve essere il mio luce da labbra di Yves Rocher che mi piace tanto, lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, gli occhiali pure perché non so mai dove metterli, questo lo lasciamo fuori, la prendo spesso dalla borsa, rimetto la pochettona in borsa, la cosettina con queste ce le mettiamo dentro perché sono le cose che uso più spesso, il portafoglio, sventolatrice, questo è tutto a posto. Ok, questa era la mia, what's in my bag, what's in my purse, cosa c'è nella mia borsa, cosa mi porto appresso. Sì, sì, cosa mi porto appresso. La carne, insomma, mi devo...
basta. Questo, spero che vi sia piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi, mettete like, ciao ciao.